Allora, stavamo ad Amelia, come ho detto, e non potevamo non fare un saltino qui a Narni, che è una cittadina medievale molto famosa, sempre nell'Umbria. Ma sta vicino, saranno 8 km da Amelia. Quindi siamo di passaggio, adesso diamo un saltino. Hanno fatto un bellissimo lavoro, un parcheggio a valle con una bella scala mobile, vedi? Come hanno fatto pure a Perugia. Soltanto da noi non ci stanno queste bellissime scale mobili. Andiamo a vedere allora. Ma pure a Cosolo ci sta, a Spoleto mi sembra, eh? Sta in un sacco di parti. A Camerino mi sembra che c'era pure, o no? Boh, non mi ricordo. Va bene. Narni? Che so, le cronache di Narni qua, il film, eh? Le cronache di Narni hanno girato qui, è sicuro? Ciao, ma è vero questa storia, no? C'entra niente le cronache di Narnia, quello è Narnia. Dice, ma va, mo me lo state a inventare voi questo, che le cronache di Narnia l'hanno preso da Narni. A Narni. Ma no, ma quello è un coso di fantascienza. Ma vada, vada signora, vada. Lei le cose non le sa, le deve saperle. Le sappia signora. Allora siamo entrati a Narni. E diciamo che questa non è la parte medievale, perché qui sì c'è un torrione qua, un bastione, e c'è un edificio che è quello stile neoclassico però, ma non è di pregio questa zona, è semplice. Invece qui andiamo all'Arco Romano. Ok, allora vado. Allora, questo è un antico arco romano che non so, l'hanno ristrutturato perché vedo che ci sono dei. Un solaio fatto di travi di ferro e tavelle, no tavelle, mattoncini, quindi a quei tempi non esistevano le travi di ferro. Non può essere originale questo. Quindi quest'arco è romano, ma la volta non è romana, perché a me mi sembrano delle travi, quelle, delle travi IPE, NP, normal profilo, non può essere. Gli umani non le conoscevano. Le travi di ferro, quindi questa è roba. Probabilmente è stato rifatto. Sicuro, sicuro, sicuro. Qua piazza qui, che si chiama Piazza Cavour, è una piazza medievale, questo è sicuro che è medievale, perché l'architettura è quella e sono dei palazzi di prestigio, di 3 piani, di cui il piano terra è alto 4 metri, oppure gli altri saranno. Vedete come li facevano alti a quei tempi? Però finemente ristrutturata, finestre in legno oppure plastica, finto legno, bellissimi archi a tutto sesto, capitelli dorici e bellissima chiesa questa è. Non so come si chiama, bisognerebbe andare sul posto per vedere come si chiama. Allora, questo qua è un bellissimo scorcio di questa via che si chiama Via Garibaldi, è una traversa e si chiama Via del Campanile. Eh sì, Via del Campanile. È molto bella perché vedete questi archi? Questo è medievale, vedi? Da dove lo riconoscete? Gli archi gotici fatti a punta, vedete? Questo è un arco a tutto sesto, ma quello lì al centro è un arco gotico. Vedete? Sopra c'è un passaggio pedonale, vedete? Ve lo faccio vedere da vicino. Guardate sopra. C'è un passaggio che si va da un palazzo all'altro. Invece qui no, qui c'è il tettino. Però proprio belle queste cose, questi scorci qui. Speriamo che non fa nessun terremoto, me li butta giù. Speriamo di no. Questa è la via Garibaldi. Questa è via Garibaldi, giusto? Vedete quanto è bella? Andiamo giù in fondo e c'è il campanile. Eppure lì mi sembra che non c'è il tetto a quel campanile. Andiamolo a vedere da vicino. Un po' come Amelia, che ha visto un campanile senza tetto. Abbiamo trovato una cosa che trovavamo a Pisa, che c'era la Democrazia Cristiana, ti ricordi? Qui abbiamo trovato Partito Socialista Italiano, Circolo di Cultura e Politica, Giovanni Mazzatosta. Questo è tutto un programma perché. Mazzatosta, insomma, insomma, ambigua la cosa, no? Mazzatosta, da noi ha un certo significato, no?
Adesso ci faccio anche due foto, perché non è che cambia tutti i giorni. Mazza d'osta. Mazza d'osta si chiama questo, dai, è forte. Questa. Pazzesco, guardate ragazzi. Mi fa impazzire, questi cosi mi mandano a questa piazza. Garibaldi. Questa è via, via Garibaldi, ma la piazza non c'ha un nome. E quella è via, via di Rivoli, quindi è Farinata degli Umberti. E quella è piazza del comune. Farinata degli Umberti che c'entra con questa città? Mo la vado a vedere perché non me lo ricordo sta storia. Comunque ragazzi, qua mia moglie dice veniamo a viverci qui, se sta bene. Io penso di sì, perché non è che fa proprio caldo caldo afoso. Sono delle belle zone, Verteggiante Umbria, no? Abbiamo il mare però, 80 km, che loro non lo hanno. Loro per venire al nostro mare, o anche al mare Tirreno, devo fare un po' di chilometri o no? Noi facciamo così, con 10 minuti stiamo al mare se la strada è libera. Beh, 10 minuti no. Diciamo che a 100 km all'ora ci vuole un'ora. Però qua è bello, guardate questi palazzi storici. Questo è la casa del risparmio, vedi? Qui troviamo delle cose, dei cimeli storici, per esempio casse di risparmio, che non esiste più, mi sa. E poi quella del Partito Socialista ha detto un signore andate avanti e troverete Democrazia Cristiana, andiamo a vedere. Sono proprio curioso, ma quella è tremenda, Mazza tosta. Come dicevo, ci hanno detto andate avanti e troverete la sede della Democrazia Cristiana. È rimasta così, sezione di Narni. Vedete, lo scudo crociato ormai è sbiadito. Ok. Qua stavano, è pazzesco, è veramente pazzesco. Qui c'è la sede del Partito Comunista Italiano, sezione di Narni, U Bettini. Tutti insieme stanno, uno dietro l'altro. Che c'è scritto qua? Ente Corsa all'Anello. Ente Corsa all'Anello, evidentemente fanno un palio qui. E c'è qui l'ente che gestisce il palio della Corsa all'Anello. Ma guarda che è proprio forte, la più forte è quella di Mazza d'Osta, vabbè, andiamo avanti. Ok, allora guardate, qui purtroppo ci vorrebbe un grand'angolo, ma questo è un bellissimo palazzo che è sede del municipio, a quello che ho capito. Questo è pure altissimo, questo palazzo, guardate. Ma non capisco, sopra le finestre non ci sono, che cos'è allora? L'ultimo piano è senza finestre. Avrà un altro scopo. Ma pure... Cioè, ha due piani senza finestre, non lo capisco che cosa significa, quindi praticamente soltanto il primo. No, dico, questo edificio non ha finestre al terzo piano e quarto piano, non lo capisco che vuol dire. Ma no, no, che ci sta sopra allora? Gli ultimi piani che ci sta? Non lo so, comunque sono degli edifici di un certo livello qua, è tutto di travertino. Come vi ripeto, il travertino... No, ma il travertino è indistruttibile, dove sta il travertino non muore l'edificio, deve essere proprio dei terremoti pazzeschi. Altrimenti, guardate che eleganza, questo portale. E guardate qua, quest'altro palazzo di fronte, di rimpettaglio, guardate che spettacolo. È pieno di gente al corso, pieno. La movida c'è. Guardate questo. Oh, ecco qua, il campanile famoso che non ha il tetto, mi sembra, o ce l'ha. Devo andare a vedere. Guardate questo edificio com'è maestoso. Questi pilastri enormi. Ma veramente è maestoso questo, eh? Mm. No, no, ci sta il tetto qua. Ci sta il tetto. Avevo pensato che non era il tetto, cioè, è coperto. Proprio questo è altissimo, eh. Pure qui hanno messo le catene perché evidentemente ha subito qualche danno, vedete. Come si chiama questa cosa? Chiesa Santa Maria in Pensole. I piccioni anche qui non scherzano perché hanno lasciato i buchi. Questi erano i buchi che avevano lasciato per creare la muratura, no? Come stanno da noi nelle chiese. E i piccioni naturalmente ci sguazzano. Vedete che bellissimo scorcio. Esiste un anno sotterraneo, ma mo' è tardi, ci arriveremo.
Io non me la sento adesso. Comunque vi voglio dire che questa città è superiore ad Amelia, guardate, a parte è piena di turisti. È tardi, già sono le 19, ma no, guardate, sono 19, sono. Ma guardate quanti turisti ci sono. Guardate sti palazzi. Non si possono vedere bene perché io purtroppo non ho il grand'angolo. Però guardate, ve li faccio vedere un po' alla volta, così riesco a fare una ripresa. Guardate qua, guardate che angoli che hanno, tutti bugnati di travertino. Oddio, sono un po' scuriti dal tempo, perché è chiaro che è così, ci passano le macchine, i piccioni, però voglio dire che sono palazzi di prestigio questi. Abitarci non è il massimo, penso, perché sono alti i vani, io non ci abiterei. È tutto scuro, ma è buio, non vedono mai il sole. Ma no, questi erano altri concetti di vivere a quei tempi, no? È così, Vedete qua, questo scende giù. Praticamente noi stiamo al punto più alto della città qui. Qua si scende, tutte le strade scendono giù. Allora noi qui stiamo alla Piazza dei Priori, quindi questo palazzo che avete visto prima è il palazzo comunale e la Piazza dei Priori è l'antica platea Maior già Foro Romano, dove ad ovest si affaccia il palazzo, costituito da tre torri affiancate. Sculture e lapidi ricordano personaggi illustri del passato, qua in alto, vedete? Eccole là. Oltre a uno splendido leone, che è questo a sinistra, che insieme al grifo, però sento una puzza di benzina, qua passano le macchine, mamma mia, puzza di benzina, qualcuno gli perde la benzina, che insieme al grifo, emblema cittadino, è uno dei tanti simboli usati dallo scrittore Carl Lewis, non me lo ricordo, nei suoi romanzi. Le cronache di Narnia, chi l'ha scritte? Le cronache di Narnia? Quindi è vero sta storia, l'ho detto una stupidaggine io. È uno dei tanti simboli usati dallo scrittore Lewis nei suoi romanzi, Le cronache di Narnia. All'ultimo piano si conservano i resti di un teatro cinquecentesco, di fronte vi è il Palazzo dei Priori con la loggetta del banditore e la magnifica loggia attribuita al Gattapone. Nel 1618 divenne sede dei padri Scolopi fino alla metà dell'Ottocento. Dalla fontana del 1303 in fondo alla piazza partivano i cavalieri che il 3 maggio in onore del padrone correva la corsa dell'anello. Quindi qua si fa come il palo di Siena, tutte queste cose della scuola di Piceno, eccetera, si fa la corsa dell'anello, anche a Sulmona, no? Il palio di Sulmona. Quindi ogni città medievale rievoca sempre queste manifestazioni. Comunque questa, venite a vedere Narnia perché è proprio una cosetta, è proprio una bella cittadina, dai, è superiore a... Non c'entra niente, Farinata. Secondo questo palazzo lì c'è la segnalazione Duomo, XII secolo, vicino al semaforo lì. Però io non ci vado sopra perché è tardi, mi sono stancato. Facciamo quest'ultima ripresa, vedete quella parete dritta della... Che senso ha? Che deve coprire? Che sopra ci stanno tutte altre case poi. Cioè questa è una facciata di una chiesa, ma poi non ha una piazza davanti, come voglio dire, vedete? Per coprire soltanto quei timpani del tetto, ma è enorme, altissima. Non la capisco, queste architetture così, non le capisco. Modo di progettare, quella avrà un significato, quella torre, qualcosa servirà. E qui c'è questo edificio che è uno stile, il terrazzo l'hanno rifatto dopo, vedete, in uno stile neoclassico, però questa zona non è storica, dai. Qui ancora non entriamo nella città, infatti è pieno di macchine qua. A proposito, prima che ho detto che sentivo la puzza di benzina, non era la macchina che passava, era proprio un gruppo elettrogeno che perdeva benzina e per terra c'era
c'era una macchia di benzina, io la sentivo da lontano. Ho detto al proprietario del gruppo elettrogenico, guarda che ti perde un gruppo di benzina. Pure scocciato dice non è vero, dico vabbè, allora la sento solo io la puzza di benzina, fa come ti pare, ma che ti devo dire? Allora, per finire questa ripresa sulla città di Narni, andiamo a vedere tutta la vallata della città di Terni. Vedete che bellissima vallata, è enorme, è molto fertile oltretutto questa zona. Qui è famosa Terni per tante cose, fra cui la cascata delle Marmore, no? Sapete? Però vedete, poi è tutta coltivata, questi campi sono tutti coltivati, non è come da noi, è tutto abbandonato. È una zona irrigua, quindi certo qui naturalmente ci stanno i canneti pure qui, vedete? Perché evidentemente è una zona un po' umida, non lo so. Famosa verdeggiante Umbria, no? Per un certo aspetto è bella, però poi eccessivamente umida, penso che le zanzare ci staranno, ma oggi non le abbiamo viste, non lo so. Comunque eccola la vallata, è molto bella. Chiudiamo qui il video sulla città di Narni, città medievale.